Ciao a tutti, buongiorno. Tenevo a raccontarvi la mia prima giornata al Ministero del Lavoro. Stamattina ho voluto iniziare l'insediamento al Ministero del Lavoro incontrando i riders. Sono quei ragazzi che lavorano nell'ambito della gig economy e che banalmente, nel caso del food, portano il cibo a casa delle persone. Conoscete molte di queste application, ma dietro quelle app ci sono ragazzi che a volte con lavoro a cottimo girano le città in bicicletta e per pochi euro al giorno portano pietanze a casa nostra. È un modello di economia che sta avanzando sempre di più, solo che queste persone a volte hanno un'assicurazione minima o non ce l'hanno proprio, hanno degli stipendi da pochi euro all'ora, 2 euro all'ora, 3 euro all'ora, non hanno a volte neanche un contratto di lavoro e prendono anche molti rischi. Abbiamo visto per esempio il caso di uno di questi riders di Milano che aveva perso una gamba mentre lavorava per una buca, se non sbaglio, comunque per un problema di fondo stradale. Li ho voluti incontrare. Quello che viene fuori è che prima di tutto questi ragazzi sono il simbolo di una generazione abbandonata, che è quella generazione che è stata vittima di tante leggi del precariato, insieme al fatto che i lavori cambiavano, cioè c'erano leggi che precarizzavano il lavoro sempre di più e intanto alcuni lavori sfuggivano proprio dalle leggi che regolarizzavano i rapporti di lavoro, li normavano, li rendevano ancora più precari. È la storia della nostra generazione, una generazione che ha visto cambiare tutto intorno a sé nel giro di meno di 10 anni. Io ho aperto le porte del Ministero, abbiamo fatto una prima riunione informale, ci rivedremo tra una settimana e dobbiamo trovare una soluzione. Chi lavora deve avere dei diritti minimi, chi lavora deve avere un salario minimo garantito, al di sotto del quale non puoi essere pagato, una cifra in euro precisa per ogni ora di lavoro, al di sotto del quale non puoi pagare una persona, perché altrimenti è sfruttamento, perché altrimenti la stai mettendo in competizione con una macchina, ma la macchina non ha le esigenze di un essere umano. È stato un primo passo. Tra un po' andrò al Ministero dello Sviluppo Economico, che è dall'altra parte della strada, qui siamo al Ministero del Lavoro, e invece incontrerò gli imprenditori del Drappo Bianco, che sono imprenditori della Brianza, che portano avanti tante battaglie per gli imprenditori, ma soprattutto difendono quelli lì a cui si pignora la casa, a cui lo Stato non paga il dovuto, i lavori che sono stati fatti da questi imprenditori con cui lo Stato ha debiti. È una giornata importante perché non ho ancora composto tutti gli staff, non ho ancora incontrato tutti i dipendenti, li incontrerò dopo, li saluterò, ma dobbiamo metterci subito al lavoro perché si è perso già troppo tempo per le nuove generazioni in Italia. E voglio dirvi che io sono aperto a dialogare con tutti, con gli enti locali, gli enti territoriali, con le varie sigle di rappresentanza, quelle convenzionali e quelle che stanno nascendo. E se servirà lavoreremo notte e giorno per migliorare la qualità della vita di chi lavora e di chi dà lavoro. Ma questa è un'occasione unica, quindi non possiamo perdere tempo. Ciao.